con i libici noi abbiamo attivato un progetto di addestramento della Marina libica e della Guardia costiera che appartiene alla Marina libica, quindi la componente della Guardia costiera che lavora per il Ministero della Difesa. Stiamo operando in questo momento in mare su una nave San Giorgio, che è una nave anfibia italiana, grande, capace di ospitare molti allievi. In questo caso abbiamo 89 allievi libici che stiamo addestrando, completeranno l'addestramento il 13 febbraio e questo sarà il primo risultato concreto perché saremo la prima forza internazionale che avrà addestrato un gruppo così importante di persone, si tratta di ufficiali e sottufficiali anziani della Guardia Costiera libica, che poi a loro volta diventeranno alcuni addestratori e altri invece andranno sulle motovedette che la Libia riceverà prossimamente. Motovedette finanziate da chi? C'era già un accordo precedente tra Italia e Libia per consegnare alcune motovedette e questo è un pacchetto di queste motovedette che andranno alla Libia quando l'Italia riterrà che ci saranno i tempi per farlo. E quindi fra queste 89 persone che abbiamo a bordo ci sono tre equipaggi di queste motovedette. Lo scopo di questo addestramento è proprio quello di consentire alla Guardia Costiera libica di essere addestrata e di avere mezzi per pattugliare le proprie acque territoriali dove noi non possiamo entrare. E quindi da un lato combattere ogni tipo di attività illecita in queste acque territoriali, quindi non solo il traffico di esseri umani, ma anche di droga, petrolio, eccetera, e di salvare molte vite umane. Lei sa che l'anno scorso sono morte oltre 4.000 persone in mare partendo. In zone in cui noi non possiamo intervenire. Sono morte essenzialmente dentro le acque territoriali libiche o molto vicine dove noi non interveniamo e dove loro oggi hanno modestissime capacità di intervento. Ecco che addestrando la Guardia Costiera e dando loro capacità si eviteranno moltissime morti in mare da un lato e si consentirà loro di combattere in maniera efficace gli scafisti, i trafficanti di esseri umani e ogni altro tipo di traffico illecito. Questo quindi contribuirà anche a stabilizzare il paese. Quindi anche più vicino alla costa, questo è l'obiettivo. Sì, certo, noi resteremo sempre in acque internazionali, ovviamente, fin tanto che il governo libico non ci inviterà ad operare, diciamo, nelle proprie acque territoriali, ma addestrando la loro guardia costiera daremo a loro la capacità di fare questo mestiere, dentro le loro acque territoriali. Da Quindi noi soli. saremo fuori da soli. Noi potremo avere, probabilmente, vedremo se avremo un ruolo anche di mentoring e advising, si dice, cioè, quindi noi saremo fuori dalle acque territoriali, controllando come lavorano, dando anche dei consigli, ma rimanendo sempre, diciamo, nelle acque internazionali. Ecco, governo libico riconosciuto. Quando parliamo di governo libico, parliamo del governo di Tripoli, quindi di Certo, il Sarraj. governo riconosciuto, la comunità internazionale, quindi quello del presidente Serraj. Quindi non parliamo di tutta la costa libica, di fatto, perché una parte della costa libica il governo Sarraj non la controlla. C'è, come dice qualcuno, il rischio che controllando solo una parte, semplicemente gli scafisti si spostino? Secondo la vostra esperienza, questo rischio c'è? Ma guardi, al momento le rotte rimangono quelle della Tripolitania e sono rimaste sempre quelle, storicamente sono quelle, anche perché dall'interno della Libia le rotte arrivano direttamente nella fascia che va dal confine tunisino fino a Misurata, quindi quella è l'area da dove avviene il 90% delle partenze, quindi non ci sono previsioni perché questo trend cambi.